No, sono rimbambito. Sto facendo partire il timer che è da questa parte dove ci sono i due nostri giovani. No, chi è che mi inquadra? Tu? Di chi è che? Sono uscito Natale, non ti arrabbiare. Fai vedere il timer? Vieni più dentro, muoviti. Vedi? C'ho un timer che mi dice quanto i tempi, la regia 17, io dovrei in questo blocco andare così. E qui c'è Sauro, non te ne sta buono Sauro, non te mordo mica. C'è Sauro, vi inquadrate a vicenda, fate modello, attenzione le pistole, al 3, al mio 3 potete spararvi a vicenda. 3, 2, 1, prego sparatevi. Allora, fortissimo Luca, e questo è, stai dietro la camera però non ti va a vedere. Allora, siamo pronti e stiamo proseguendo sul viaggio perché Roberto Francini fra un minuto avrà il collegamento, ma avete realizzato insieme al Calcit, anticipiamo subito, Natale con Col Diretti, ma giovedì prossimo avete fatto una cosa, c'è un bel... c'è una bella scritta, bravo. Diciamo che abbiamo pensato a un Natale diverso, proprio perché dicevo prima l'impegno forte di Col Diretti anche nel sociale, e siccome... Poi parlare di sociale a volte è tanto semplice, cioè ne parliamo tutti, no? Facciamo qui, facciamo di là, facciamo solidarietà, beneficenza, ci riempiamo sempre la bocca di tutte queste belle parole. Poi però concretamente a volte ce lo dimentichiamo. Allora, siamo a Natale, abbiamo pensato che non tutti sono fortunati come noi, abbiamo pensato a un Natale diverso, un Natale di solidarietà, un Natale di beneficenza, e con chi farlo? Non potevamo non farlo che con l'istituzione, io mi permetto di chiamarla presidente del Calcit, è un'istituzione Calcit ad Arezzo, perché con loro siamo sicuri che quel poco tanto che riusciremo a realizzare sarà sicuramente impegnato per qualcosa di importante per questa città e non solo. E quindi abbiamo ritenuto opportuno metterci insieme per organizzare una serata, che poi magari ne parleremo dopo, certo, all'insegna veramente della solidarietà, della beneficenza, guardando chi oggi è meno fortunato tanto di noi. Te lo farò ridire poi nel prossimo anche blocco. Allora, Sassoli, presidente del Calcit, voi avete avuto da loro, direi, una raccolta di prodotti, poi ce lo dettaglieranno, consisterà nel raccogliere dei fondi con dei prodotti agroalimentari. Alla fine. Sì, giovedì ci sarà una periscena con tutti i prodotti di Campagna Amica della Col Diretti, poi ci sarà una diretta di Teletruria dove verranno messi all'asta dei prodotti appunto della Col Diretti. Noi abbineremo qualche libro che ci è stato donato dalle istituzioni aretine e penso che è veramente una degna coronazione di un anno 2018 che ha visto il compimento dei 40 anni della nostra associazione. Wow, Calcit è fondamentale, avete fatto un sacco di cose e questa diretta che sarà condotta dal nostro direttore Luca Caneschi proporrà proprio l'interazione anche con i telespettatori perché potranno comprare questi cesti, ho visto con prodotti di grande qualità, ma te lo compri il cesto, curiosità mia, ma il presidente, ecco, mi sono sempre domandato, ma il presidente del Calcit ti tocca essere tutte le sere impegnato a te durante i periodi natalizi? Insomma, fra manifestazioni un po' di presenza ci vuole, devo dire che in alcuni casi, ma in quasi tutti i casi è anche una presenza piacevole. Certo, comunque state facendo un gran lavoro, eh? Bravi Sassoli, perché il lavoro di un sistema, ci saranno anche i bambini se non sbaglio del vostro coro, no? Sì, ci sarà un coro di bambini che appunto si esibiranno con qualche brano di Natale, sono quelli che fanno poi il grande evento che cura la Palazzini. Il concerto, la Greta Palazzini. È tutto collegato, guarda la beneficenza. Oh, io ragazzi, siccome voi siete dei pidocchi in regia, Natale, fammi inquadra qua per piacere. Sì, l'avete comprato il biglietto della pericena, pidocchiosi, costa voi tre. Oh, fammi vedere. Sì, uno sì e uno no, Cucchetti no perché ha le braccia più corte, gli è nata una figlia da poco, un'altra, quindi fammi vedere, eccolo là, l'ho comprato, vedi? 10 euro, ragazzi, una pericena per 10 euro, uno si può presentare, c'è della roba eccezionale, ok. Roberto Francini, tu l'hai comprato il biglietto per venire giovedì prossimo? Cini, che fai? Firmi? Certo che l'ho già comprato. Bravo, sarà utile. Certo. Vai, allora che stai a fare? Oh. Allora, sto firmando per questa una petizione, una raccolta firme. Francesca Lombardi, responsabile? Giovani Impresa, provincia di Arezzo e regione Toscana. Allora, i giovani sono partiti con questa operazione, con questa missione? Assolutamente sì. Infatti noi come giovani e non solo chiediamo all'Europa di rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine degli alimenti. Questa è un'iniziativa dei cittadini europei in 7 paesi dell'Unione per il raggiungimento di 1 milione di firme.
Infatti chiediamo appunto più chiarezza in etichetta, in modo che il cittadino sia libero di scegliere ciò che realmente vuole. Inoltre firmiamo per proteggere la nostra salute, infatti molto spesso nelle nostre tavole arrivano prodotti di bassissima qualità o addirittura nocivi. Inoltre oltre 100 miliardi di danni vengono fatti all'Italia con il falso Made in Italy. Questo è gravissimo. Gravissimo, assolutamente gravissimo, perché magari vedi la bandierina italiana sul davanti del pacco di pasta, mentre sul retro c'è scritto grano extra UE. Quindi ecco, una frode vera e propria, assolutamente. Ma con questa raccolta firme, che durerà per tutto il 2019, qual è l'obiettivo? Dove le portate queste firme? Le firme le porteremo a Bruxelles, quindi come ho detto sette paesi della Comunità Europea, quindi tutti insieme, un'iniziativa a livello europeo per portare direttamente a Bruxelles questa petizione. È importante, ecco, perché non è una cosa solo italiana questa, cioè anche i francesi subiscono il taroccamento, diciamo così. Tutti i paesi subiscono il taroccamento, un prodotto però importante. Chiaramente il Made in Italy è famoso in tutto il mondo, forse più di altri paesi, ecco. E quindi è una battaglia fondamentale. Una battaglia fondamentale, quindi quando trovate questi banchini al mercato di Campagna Amica, ecco, appunto, se posso, il 24 e il 31 ci trovate al mercato di Campagna Amica straordinario al Giotto, quindi se volete passare a firmare noi siamo lì. Io ho già firmato, oltre il biglietto ho già firmato. Bravo. Grazie Francesca, grazie. Grazie Roberto. Dopo andiamo a conoscere un produttore che è qua con noi, che ha tutti i prodotti assolutamente in regola, firmati, c'è scritto dove sono stati fatti, come. Bene, va bene? Bene. Ce li presenti tra un attimo? Fra un attimo, perfetto. Vai Roberto. Bene. Allora, e qui riprendo da un altro dei produttori, invece è l'azienda agricola Menchetti, del gruppo Menchetti, quelli sì, famosi per sì. Il pane, lo do perché uno magari se no se lo dimentica che c'è una grande visione, tu sei la responsabile dell'azienda, multifunzionalità, fate anche, mi dicevi, volete progettare iniziative legate alle fattori didattiche, sì. Ma una linea di prodotti legati al grano, sempre sì. Italiano. Certo, come no, questo è coltivato nella nostra azienda. Ma com'è che è nata l'idea di fare dei prodotti cosmetici? È nata te l'idea, di la verità. Sì. L'hai avuti tutti contro, credo, o no? Sì, diciamo di sì. Diciamo di sì. Sì, perché è una cosa diversa. Però, ripeto, perché non valorizzare ulteriormente questo grano sfruttandone tutta le potenzialità forse. Che ha. Quindi non solo prodotti alimentari, ma cosa si può fare con i grani? Con i grani, i prodotti con i germi di grano sono famosi, quindi perché non sfruttare proprio tutto il chicco intero? E quindi avete fatto una linea cosmetica sì. Che segue la filiera del grano verde. Certo, certo. Certificato tutto, scusa? Cioè tutto quanto che avete fatto è grano direttamente? Il grano è della nostra azienda. Ok, sì, okay. Sì, sì, addirittura, sì. Ok, grande. È stato difficile trovare chi, i nasi per i profumi, perché... Sì, sì, ci siamo affidati a persone molto, okay. Molto competenti. Vedi ormai l'agricoltura, Mario Rossi. Questa... Cioè l'agricoltura, mio nonno era un contadino, io ancora ho la zola sotto le scarpe, un po' de mota, e invece oggi sono imprenditori oggettivamente. Ma questo sai, ormai è la nuova agricoltura, cioè questa diversificazione, questa multifunzionalità di un'impresa agricola. Ormai abbiamo l'agricoltura tradizionale da una parte che continua a dare delle risposte, delle garanzie, delle certezze al sistema economico, ma abbiamo anche questa agricoltura, diciamo, emergente, che comunque sempre da un prodotto primario, come in questo caso dal grano verna, anzi abbiamo riscoperto fortunatamente questo grano verna, arriviamo a fare della cosmesi. Se solo torniamo indietro di 10 anni credo che qualcuno potrebbe un po' rabbrividire a pensare che dal grano oggi pensiamo alla cosmesi, che la cosmesi lo poniamo come un prodotto della nostra terra, e invece è così, e quindi basta semplicemente oggi abbiamo tutte le opportunità per creare nel sistema agroalimentare e per qualcosa di interessante, per dare risposta anche a tutti quei giovani che oggi vogliono fare agricoltura. Ormai c'è un po' la moda dell'agroalimentare. Però nella moda bisogna dare anche risposte economiche, perché poi il giovane deve avere una risposta economica. Questo. E questa è la diversificazione, questo è un punto di forza della nostra agricoltura. E questo è quello che il direttore di Coldiretti, provincia di Arezzo. Ecco, tu lo stesso, vieni dal Valdarno, sei certo. Un imprenditore, sei giovane, anche se hai sì. La figlia che potrebbe fregare un po' la tua età, perché questa è una adolescente. Tu fai le stelle di Natale, mi confermavi questo concetto che alla fine oggi le aziende siete sempre più imprenditori? Certamente. Perché bisogna ricorda fare... Ricorda il nome della tua azienda, scusa la mia... Azienda agricola Alza Flora. Alza Flora, ok, è di dove? Montevarchi. Montevarchi, vai.
Niente, siamo sempre più imprenditori perché purtroppo essendosi ridotti i margini bisogna cercare di calcolare, fare tutto, è sempre la ricerca di nuovi prodotti, sempre migliori nelle varietà, nella struttura. Quindi ti sei trovato anche sulle stelle di Natale a fare un concetto di scalare la qualità anche sulle stelle di Natale, che potrebbe sembrare la cosa più... Certo, semplice. In questi momenti bisogna andare in controtendenza perché un prodotto di qualità vende sempre, cioè nella globalizzazione, nella globalità di tutti i produttori a livello nazionale e internazionale, se hai un buon prodotto riesce sempre. Ti dico una, non so se è vera, a livello sensoriale nel cibo il tatto è uno degli elementi centrali fra i cinque sensi, quando devi giudicare un pane o un salume o un formaggio, oltre certo. al tatto in bocca, quindi la parte puramente meccanica, c'è anche il tatto delle dita. Posso dirti che la percezione sensoriale cambia, si può riconoscere se una stella natale è vera o finta anche, sì, dimmi se sbaglio. Sì, eh? Sì, ma si vede dalla colorazione, dalla foglia, dalla vivacità che ha la pianta, si vede proprio quando è rigogliosa, che è valutato, sì. Wow, ecco, non avevamo parlato io e te, no. Ecco, devo dirti che veramente se capisce sì. che c'è una cosa diversa dietro. Sì, è fatto da anni di selezioni, di varietà che vanno bene per la nostra... Sì, molto. È un lavoro appassionato. Tu lo vuoi fare questo lavoro? No. No, sì. No, te che io vuoi studio fare? Per diventare pasticcera, però. Pasticcera, ti voglio bene da me 5. Mitica, per studiare pasticcera, buono, non è male. C'è strategia e se studi c'è mercato. Grande. Vedi che spettacolo. Wow! Allora, Roberto Francini, mi sto per ricollegare con te perché noi parliamo e tu, come sempre, mangi. Accidenta a te. Che fai? Io sto lavorando, sto controllando quello che sta facendo Sara Guadagnoli, che ci sta preparando delle cose, ha fatto la spesa, adesso sta lavorando, adesso questi sono i tagliolini, ma volevo presentarvi il produttore di oggi, che è Daniele Baldetti, viene da Cortona, produce un sacco di cose. Poggio Sorbello e la sua azienda ha portato un campionamento, una campionatura dei suoi prodotti. Ciao Daniele, giovanissimo, è la tua azienda. Sì, l'azienda è mia e della mia famiglia. Cosa producete? Allora, noi produciamo legumi, cereali, zafferano, olio, zafferano, miele e vino. Lo zafferano? Sì. C'è un mercato per lo zafferano toscano? Sì, sì. Ci sono diverse città in Toscana che producono zafferano. San Gimignano, ad esempio. Poi abbiamo al confine... Anche lo zafferano di Città della Pieve. Città della Pieve è famoso, sì. E poi i vini. I vini, sì. Questi noi produciamo 4 vini, di cui 3 vini Cortona DOC, il Principe e il Syrah, con il principale che è il Syrah, e poi abbiamo un IGT che è un blend Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah. E le altre due purezze, appunto, il Merlot che è un Cortona DOC e un Cabernet Sauvignon che è sempre un Cortona DOC. Ecco, poi naturalmente c'è l'olio, qua c'è scritto da dove viene questo olio, chi l'ha fatto. Assolutamente sì, questo è un olio che produciamo noi in azienda e è un olio, appunto c'è scritto olio italiano e raccolto macinato nel frantoio di Cortona. Che ne pensi della concorrenza di oli che fingono di essere italiani e arrivano... Non è molto corretta. Ma secondo te, io ho un'idea sull'olio, che dovrebbe essere venduto... non nella grande distribuzione, ma dai produttori, dai singoli produttori, oppure nei negozi di campagna amica, cioè dove c'è veramente una filiera corta. Tutti i prodotti, anche se vengono venduti alla grande distribuzione, però dovrebbero essere prodotti di nicchia, di qualità, oppure differenziati, nel senso che dovrebbe essere scritto in etichetta la origine e la provenienza di tutto il prodotto e di tutta la filiera. Deve avere un prezzo diverso da quello che siamo costretti poi a vendere in Italia. Sì, perché assolutamente, anche se noi diciamo vendiamo il mezzo litro a circa 10 euro al consumatore finale, però non è un prezzo equo, non ci si e guadagna. Non remunera assolutamente tutti i lavori che vengono fatti. Complimenti, perché i tuoi prodotti sono veramente belli da vedere, sicuramente molto buoni, degni di queste feste natalizie. Il Natale con diretti anche questo. Assolutamente sì, grazie mille per i complimenti. Grazie e buon lavoro. Eri a Cortona tu? Eri a Cortona tu? Sì, noi qui siamo a Cortona. E io siamo vado a Cortona, in Casentino, agli alberi di Natale. Hai visto che ci ho messo la mascherina? Natale. Passo, allora...
la mascherina da questa Stop Cibo Anonimo, e che è legato anche agli alberi anonimi. Io credo che comunque il messaggio è molto chiaro. Sì, certo. Ricordami la tua azienda agricola. Sei azienda agricola Bertini Elena, Castel San Niccolò. Voi siete specializzati sugli alberi di Natale. Dov'è che li state vendendo, i vostri alberi di Natale, in questi giorni? In questi giorni li stiamo vendendo nel litorale toscano e ligure, perché come azienda noi forniamo i garden. Ok, scusami, quanti alberi circa ogni anno, la produzione circa di quanti è? La mia, diciamo, è molto piccola come produzione, di un paio di mila di alberi, perché non abbiamo le grandi quantità, ma abbiamo la qualità. E l'albero di Natale del Casentino però è ricercato, mi sbaglio, sì, perché è molto, c'è un sistema lì. Sì, è molto ricercato, ormai siamo, cioè l'albero del Casentino viaggia per tutta l'Italia. Sì. Che vanno piccoli o grandi? Ma quello dipende, vanno sia piccoli che grandi, si parte da una base di 81 metro fino ad arrivare alle piante di 2 metri, 2 metri e 50. Sono divise in varietà, questo che vediamo qui un pochino addobbato è un abete rosso, è il classico, altrimenti ci sono l'abies normandiana, che è quello di lato. Qua davanti, ecco, qua sì. Laterale, vedete quello aperto, guardate che cambiano gli aghi, sì, sembra esatto. Finto da quanto è bello. Te però lo è detto, vero! No? Non è plastica, no, sennò ci sparano qua, eh. È vero, non è finto, anche perché sull'albero di Natale, quando ci passi le mani, il profumo lo senti, mi sbaglio? Sì, si sente a livello anche sensoriale, il profumo qua arriva? Sì, non solo, quando è vero si sente che buca. Eccolo là. Ma lo sai che qualcuno non compra l'albero di Natale vero perché buca? Lo sapevi o no? Ma si possono usare i guanti per addobbarlo. Ecco, io lo dico, basta che uno si metta guanti. Non mi sembra che sia una cosa così complicata. Però guardalo là, che spettacolo. È una costruzione, è un monolite della natura, dico io. Cioè, perché qui sì. Quanti mesi per diventare così? Anni? Scusa, qui anni, sono anni. Anni. Qui partiamo. Questo è un alberino di Natale che come minimo per arrivare a questa altezza è stato nel vivaio, diciamo, da me in azienda per 5-6 anni, cioè, però questo, quando noi prendiamo le piantine hanno 2 anni di semenzaio e 2 anni di piantinaio. Quindi è già uno che ha iniziato le scuole elementari, le sì, sta quasi è già, per ha quasi finito l'asilo quando arriva ecco, da noi. Ecco, capite di che stiamo a ragionare. Allora, Natale, scusa, Natale nel senso, lo so che la trasmissione è dedicata a te oggi, è di un banale col nome, fammi vedere la regia, cioè fatti vedere un secondo, ti volevo chiedere una cosa, oh, animals, eccola. Curiosità Natale, ma tu l'albero fai di plastica o lo fai vero? Dammi la risposta, vero 1, plastica 0. 1, vero o plastica? Adesso di plastica, fino a qualche anno fa vero. Perché lo fai di plastica? Dillo, perché per un fatto di comodità. Per te, ecco, ha riportato una cosa, perché sennò sembra che siamo nel paradiso, grazie ragazzi, ottimo. Sembra che siamo nel paradiso, però un motivo, la comodità è l'elemento che spinge tanti a comprare la plastica. No, tutt'altro, ancora siamo 7 italiani su 10 ancora usano l'albero di plastica. Io per Natale comunque noi ci abbiamo pensato, sì. E oggi pomeriggio per appena, Natale quello, per Natale quello lui, appena Natale chiusa, vedere per lui e per te. Appena chiusa la trasmissione andremo con questo abete qui davanti a me a casa sua, l'addobberemo noi, pensiamo tutto noi, e questa sera quando rientri lo troverai già pronto. Ok, perfetti, ragazzi, sveglio, c'è problema. Allora, noi stiamo per parlare, c'è un albero, guarda Claudio Caloni oggi ci sta dando le immagini dall'esterna, bellissime, guarda là, sono allo Show Garden, alla bottega di Campagna Amica, c'è Francini riflesso nella, no, questo è Claudio Caloni riflesso nella palla, ah, perché è geloso, perché Natale i tecnici si fanno vedere, Caloni si è voluto far vedere, pazzesco, ma ti senti, sembri un ognomo più che un essere umano in quella palla. Fra poco torneremo dallo studio, parleremo con il nostro prossimo dei agricoltori, perché ha portato anche lui del miele dello zafferano, perché noi siamo contro, fammelo vedere qua, secondo, arrivo, contro il cibo anonimo, e per queste feste, mi raccomando, abbiamo attenzione, se possiamo, a tutto ciò. Vai con la pausa.